questo nuovissimo video in cui fanno prendere i colpi proprio di cuore ai ragazzi lasciandoli. Tutti i miei link in descrizione come sempre. Iscrivetevi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Il mio Instagram come al solito è impiallato qua sotto. Tempestate di like questo video a bomba e a tempesta. E inoltre in descrizione vi lascio due link. Uno che riguarda tutta la serie di Scherzo al mio ragazzo ti lascio, e poi anche il link del mio secondo canale YouTube. Iscrivetevi a quel canale, mi raccomando, e attivate la campanellina anche lì. Ma bando alle ciance, andiamo a visionare un nuovissimo video della serie Scherzo al mio ragazzo mi incazzo, cioè ti lascio. Via! Ciao a tutti, oggi faremo uno scherzo a Rick, che è il mio fidanzato. Un po' come dire, oggi faremmo venire un colpo secco e netto a Rick. Cioè Rick. Allora, 60 minuti, eh? Allora, 200, e dico ben 200 chilometri. Io ho scritto bene tu, ti apri, io gli scrivo. Ehi, Rick. Rick, ehi Rick. Mi sa che Rick non ti risponde, perché già se l'è immaginato. Aspettiamo. Aspettiamo, aspettiamo. A few moments later. Ha scritto questo? Sì, amore mio. Già Rick si sta prevenendo, no? La scagazza. Beh, ecco. Già si sta preparando a dargli la botta. Cioè, beh, ecco. Come per dire, adesso te la sbatto in faccia. Ti voglio lasciare? Cioè, glielo dice così? No, no, aspetta, un attimo, raga, un attimo. Me la voglio godere tutta, tipo film al cinema. Assurdo, non vedo l'ora di sapere cosa gli risponde. Gli ha detto subito netto, così, in faccia, ti voglio lasciare. Cioè, io mi immagino la risposta, no? Lei gli scrive ti voglio lasciare, lui ora voglio morire. Mi ha scritto, mi ha detto questo. Ma perché? Vita! Raga, l'ha presa malissimo, mi sa, eh? Ma non glielo potevi dire un po' più calma, magari, sta roba? Invece di essere così troppo... Ti voglio lasciare, boom, in faccia, così sbattuta come un camion in corsa? Io scrivo. Questa è Cristina, raga. Se non conoscete la storia di Cristina e Luca, link in descrizione. È qualcosa di epico, raga. Una serie assurda. Cristina e Luca, raga. Link in descrizione. Ma questa è Cristina. Se gli manca Luca... Ah, bene. Grazie. Portacci tua. Ha scritto, va bene, grazie. Io scrivo... Mi sento appagata. Ah, ah no, no, perché con te non mi sento amata. Pensavo appagata, pensavo male, errore mio, errore mio. Tra l'altro, raga, aumenta la disperazione del ragazzo mettendo dei cuoricini rotti, dei cuori spezzati. Perché mi hai rotto il cuore. In realtà quei cuori spezzati rappresenterebbero il cuore del ragazzo che si spezza ad ogni frase che lei dice. One hour later. Two hours later. Raga, è morto, cioè non sta rispondendo più. Si è appeso al lampadario. Questo si è appeso al lampadario, eh. Raga, non sta, è online ma non sta rispondendo più. La fine di un bicchiere. Le faccio fa. Cioè, sta cosa mi fa preoccupare. Io spero sia fake sta cosa, ma mi fa preoccupare. È scomparso. Piango per te.
Ma tu no! Che cacchio ne sai se quello non sta piangendo per te? Non ti sta rispondendo più, raga, mi sto preoccupando io! Ma di che cacchio stiamo parlando? Ma chiamate qualcuno, cioè, chiamate il 118! 118! Chiamate il 118! Chiamate un po' il 118! Raga, questo l'ha fatta finita, secondo me, eh? O si è buttato da qualche piano sicuro o si è appeso al lampadario? Raga, quiz della giornata! Numero 1, si è buttato da qualche piano altissimo! Numero 2, si è appeso al lampadario con una bella collana di corde? Oppure il numero 3, gli è venuto un colpo fulmineo? All'istante, proprio netto, boom, di colpo, stop, è finita! Tabula rasa! Scrivetemi nei commenti, raga, secondo voi qual è? La 1, la 2 o la 3? Ne ha scritto questo? Che dici? Sto piangendo ora! Guarda, da un lato mi dispiace che sta piangendo, dall'altro sono contento perché almeno so che è ancora vivo. Tra l'altro l'emoji che ha messo non sembra l'emoji di una persona che sta piangendo, ma l'emoji di una persona raffreddata, che c'ha un moccolo così che gli esce dal naso. Ecco, ho scritto questo, vediamo cosa risponde, non scrive online ma basta. Mi ha scritto questo? Va bene! Fai come vuoi, ma non parlarmi più! Quattro cuori spezzati! Raga, mi raccomando, tempestate di like questo video perché è qualcosa di epico! Cioè, questo l'ha presa malissimo! Mi ha scritto, ma poi perché metti quelle faccine? Che te ne frega? Ma poi perché metti quelle faccine? Tre faccine incazzatissime, perché giustamente lui si sente preso in giro. Cioè, ti dico che non ti voglio più parlare perché mi hai lasciato, ti metto quattro cuori spezzati e mi metti le faccine dove fai la linguaccia. È normale che quello si incaccia, no? Risponde, a parte che sono cazzi miei. Cioè, in pratica lei vorrebbe anche ragione, no? Ma poi gli dice anche un'altra cosa. Ok, tre puntini. Ti devo dire un'altra cosa. Io spero vivamente che gli dici che è uno scherzo, perché vedi che la vedo brutta. Ascoltami, te lo dico sinceramente, digli che è uno scherzo perché questo qua la fa finita, eh. Con 8 cuori, 7 faccine cuoriciose, 7 faccine che ridono a crepapelle, 6 faccine con l'occhio chiuso e la lingua di fuori, 2 faccine rincoglionite perché sono tipo così, non si capisce che faccina è quella, tipo da pazza, da manicomio! Da manicomio, quelle sono le faccine da manicomio. E per ultimo, 3 faccine con un bacio, però senza cuori, però solamente così, il bacio. Cioè, in questo messaggio sono più le emoji che ha messo che le parole. Cioè, la cosa bella è che ride, cioè lei ride. Cioè, quello stava andando all'altro mondo e lei ride. No, troppo ridere. Allora, no, aspetta un attimo, perché non l'ho... Ma io, Tamassi Strombola? Raga, che minchia vuol dire ma io, Tamassi Strombola? Me lo scrivete nei commenti? Non lo so, è un dialetto particolare? Ma io, Tamassi Strombola? Tamassi! Che cazzo è? Ma come... Ma chi ha scritto questo? Ma come minchia scrivi, Cristo? Grazie e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Asti, come vedete dovete essere qui. Che cosa? È partita a spruzzo. Cioè, veramente, tipo, ha messo la quinta ed è partita a razzo. No, un attimo, lo voglio risentire perché non ci ho capito niente. Bella, grazie e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Asti, come vedete dovete essere qui. Però, ragazzi, mi sono solo Asia. Capito solamente Asia. Poteva essere anche Africa o Europa, ma io Asia ho capito. Qui, questo scherzo di WhatsApp. Spero che vi piaccia. Lei spera che ci piaccia questo scherzo di WhatsApp, ma sicuramente non piacerà a colui a cui farà lo scherzo, ovvero il suo ragazzo. Il mio primo video del canale. Che ha detto? Il mio primo video del canale. Il primo video del canale già parte col far prendere l'infarto al suo ragazzo. Non credo che metterò l'intro.
perché devo ancora farla, allora vabbè, iniziamo. Dai, iniziamo questo scherzo, dai, cominciamo a fargli prendere l'infarto al tuo ragazzo. Ti devo parlare. Ciao, ciao, ti devo parlare, già subito, va, colpisce nel punto, ciao, ti devo parlare. Di una cosa importante. Ciao, ti devo parlare di una cosa importante. Già il ti devo parlare mette ansia. Poi ci scrive anche di una cosa importante e lì veramente il cappio a collo sul tavolo appeso al lampadario. Allora io, ciao, lui, ciao, io, ti devo parlare. Sappiamo leggere, grazie, sappiamo leggere. Vai avanti, per favore, vai avanti. Di noi due. C'è da tremare e da avere paura in questo caso. Di fronte a una cosa del genere, io mi immagino il suo ragazzo dall'altro lato che comincia a pensare, non lo so, come mi uccido, vediamo. Allora 60 minuti, allora 200 chilometri. Che figata pazzesca. Cosa c'entriamo noi due? Tanto. Quanto è vaga e quanto potrebbe essere disperato in questo momento il suo ragazzo dopo questo discorso che gli sta facendo. Vediamo se mi risponde. E dai, diglielo direttamente, ti lascio, così quello si impicca. Chiudiamo il video e la facciamo finita, no? Che dici? Che dici? Tanto cosa? Sto soffrendo, cioè in pratica sta morendo dentro sta persona. Uscita in giro con dei miei amici. Ok, qua sta entrando proprio nel fulcro dello scherzo, eh? Ieri sono uscita in giro con dei miei amici. Già ti fa capire che cosa avrà fatto con questi suoi amici lei ieri in giro, no? E il suo ragazzo è già quasi morto dentro. E quindi ho incontrato. E quindi ho incontrato, non me lo dire. Non me lo dire. Mio vecchio amico. Quando una ragazza vi introduce in un discorso simile, quanto vi fa soffrire una cosa del genere? Soprattutto quando lei prima vi dice ti devo parlare di una cosa importante tra di noi. È rivolto sia ai maschietti che alle femminucce, eh? Scrivetemelo nei commenti e fatemelo sapere perché vi leggo tutti. Non pensavo fosse diventato così gentile. Ma cosa... sto leggendo! Non pensavo che fosse diventato così gentile e affettuoso. Cioè il suo ragazzo è morto dentro. Infatti gli risponde: cosa c'entra lui? Cosa c'entrano? Questo gli risponde il suo ragazzo. Ora staremo a vedere cosa gli risponde lei. Chissà cosa ha fatto con questo suo vecchio amico. Me lo immagino, me lo immagino. Lui mi ha chiesto. E lui mi ha chiesto di fare fichi fichi. No, no, beh, scherzo, no. Mi ha chiesto cosa? Tu perché hai accettato, se hai accettato? Attenzione ragazzi, attenzione ragazzi, tipo moviola calcistica. Non mi starei dicendo che mi lasci. Ti sta proprio dicendo che ti lascia. Cioè questo fa parte dello scherzo, quindi quello ti deve dire che ti sta lasciando. Sì, ti lascio! Sì! Da notare quell'emoji finta dispiaciuta, cioè tipo... cioè faccio finta di essere dispiaciuta, ma in realtà non me ne frega un c***o. Allora... 60 minuti! Allora... 200 chilometri! Andiamo avanti perché veramente qua si sprofonda nel trash più assoluto. Raga, lui gli risponde cosa? Lo so, è dura. È dura, è dura. Lo so, è durissima. Non ci sono doppi sensi in questa frase. Non pensare male, che non è come dici tu. Maggiori informazioni su come... cioè, sembra tipo una televendita. Se vuoi maggiori informazioni, come possiamo proporti la nostra linea internet e la nostra energia a basso costo, chiama il numero 199-999-999-619-999. Chi sei ancora? Non c'è più! È morto, raga, è morto! Ehi, ci sei ancora?
con quelle emoji glielo vai a dire? Figurati se resta qui nella nostra vita terrena. Sì, gli ha risposto, raga, gli ha detto sì. Quindi è ancora tra di noi. Miracolo, miracolo. Ti devo dire un'altra cosa. Adesso ovviamente gli dirà che è uno scherzo. E come potrebbe reagire il suo ragazzo, raga, a questo bellissimo scherzo? Scrivetemelo nei commenti, raga, e mi raccomando. Era uno scherzo! Il suo ragazzo potrebbe rispondere: ma vaffanculo! Alla fine della frase, la manina quella con il dito medio, no? L'avete presente? Io personalmente avrei risposto così. Voi come avreste risposto, raga? Scrivetemelo nei commenti. Cioè, tipo, gli ha fatto tipo 4-5 cuori grossi così, raga. Gli ha fatto 5 cuoroni rossoni grossi così, eh? Perché dice, questo ora mi manda a fanculo. Meglio che gli metto dei cuoricioni grossoni così, eh? E lei continua per farsi perdonare scrivendo ti amo con tante O finali. Non ci credo! Ma che cosa devo andare a leggere io? Cosa? Cosa mi consigliate? La cosa vado a leggere? Cosa devo andare a leggere? Saluta YouTube. Cioè, tipo da psicopatici sta cosa. Cioè, saluta YouTube, ti ho fatto fare una figura di davanti a tutta YouTube Italia. Che scherzo sublime e fantastico. Bello che ride anche, ride. Ciao YouTube! Ciao YouTube! Poi mi spieghi come cacchio fai a scrivere in grassetto, eh? Fortunatamente l'ha presa bene, l'hai recuperato in tempo perché a quest'ora veramente all'ospedale stava. E ci vediamo in un altro video. Ciao! E fortunatamente, raga, come dice un vecchio detto, tutto è bene ciò che finisce con uno scherzo epico finito male.